Una buona serata, ore 19:30, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, una puntata particolare quella di questa sera che sarà incentrata per larghi tratti sul campionato di Serie D, ma soprattutto nell'attesa di vedere e di vivere insieme il posticipo di Serie A che vede tra poco, vedrà tra un'ora e un quarto impegnato il Pescara allo Stadio Adriatico contro l'Inter. C'è una grande atmosfera, non so se possiamo già andare a Pescara con le immagini, eccole qua che arrivano proprio dallo Stadio Adriatico, sono i giocatori che scendono in campo per tastare il terreno di gioco. Si parte alle 20:45, come detto, arbitro della gara D'Amato, il Pescara nella terza giornata di campionato dopo la sosta che affronta la squadra di Frank De Boer. Pescara che ha ottenuto il pareggio con il Napoli e poi la vittoria a tavolino contro il Sassuolo dopo la sconfitta per l'inserimento irregolare, il tesseramento non ufficializzato di Antonino Ragusa. E dunque il Pescara che al di là di tutti, di ogni pronostico, si presenta davanti di 3 punti rispetto alla formazione nerazzurra. Sarà una puntata particolare questa. Intanto ecco ancora immagini che arrivano dallo stadio Adriatico. Sarà una puntata in cui però nella prima parte vedremo quello che è successo in Serie D, nel campionato di Serie D. Ovviamente gironi F e G, quelli che interessano le abruzzesi, sono stati tantissimi gol, risultati a sorpresa in certi frangenti. Vi faremo vivere prima il campionato interregionale e poi ovviamente spazio dalle 20:45, ma faremo anche dei collegamenti prima, spazio a Pescara Inter. Saluto, non ci sono ospiti questa sera come avrete capito, però saluto il compagno di viaggio che di solito è in redazione questa sera dalla postazione di Diretta Stadio, perché sono due programmi che si intersecano. Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao Jacopo e buonasera a tutti voi. Sarà davvero una serata speciale, insomma siamo tutti quanti in fibrillazione perché è un grande appuntamento, la seconda partita casalinga per il Pescara, dopo il Napoli l'Inter, un'altra grande, quindi insomma siamo davvero in fibrillazione. Assolutamente, la vivremo nel pre, durante la gara, ma anche nel post-gara con le interviste in diretta, con le conferenze stampa in diretta degli allenatori delle due squadre, in mezzo al racconto della partita del nostro Paolo Renzetti, che tra poco vedrete alle porte dello Stadio Adriatico per il primo collegamento. Ma come detto, per il momento spazio a chi ha già giocato e partiamo dunque anche dalla Serie A, perché questo pomeriggio c'erano in programma delle gare, delle 15. E questi sono i risultati. Alcune si sono già giocate, sono quelle di ieri ad esempio. Però Atalanta-Torino 2-1, Bologna-Cagliari 2-1, giocata all'ora di pranzo di fatto. Chievo-Lazio 1-1, Genoa-Fiorentina, Andrea, annullata di fatto, rinviata perché per si è impraticabilità del campo. Si è abbattuto un nubifragio sul Genoa. Sì. Come purtroppo spesso capita a Genova, era diventato una risaia il manto del Marassi, quindi la partita, al contrario di quanto accaduto a Roma, non è stata poi più ripresa. Juventus-Sassuolo 3-1, giocata ieri pomeriggio alle 18, il risultato un po' a sorpresa del pomeriggio, la vittoria dell'Udinese a San Siro contro il Milan. Palermo-Napoli, giocata invece ieri sera 0-3, Roma-Sampdoria. Anche qui sono stati dei problemi, grandinata sull'1-2 per la Sampdoria sullo Stadio Olimpico su Roma, partita sospesa che è ripresa dopo un'ora, è incredibile, rimonta della Roma con Dzeko e con Totti sul finale di gara. Guarda, chi ha potuto vedere le immagini nel corso dell'intervallo con annessa grandinata, dopo la grandinata un
violento, nubifragio, e il campo è stato completamente ricoperto di acqua. Sembrava impossibile riprendere a giocare, e invece nel giro di un'ora, evidentemente, via la pioggia, finita la bomba d'acqua, il campo ha drenato molto bene e si è ripreso a giocare dopo un'ora con la Roma, che è riuscita a controribaltare il risultato. Classifica del campionato di Serie A, ovviamente aspettando Pescara-Inter, che inizia tra poco più di un'ora, e l'altra partita, Empoli-Crotone, che invece si giocherà domani. Juventus, punteggio pieno, campione d'Italia, e dunque fa percorso netto fino a questo momento, 9 punti, 7 punti per Napoli e Roma, le più dirette inseguitrici dei bianconeri, a 6 punti le due genovesi, Genoa e Sampdoria, Udinese e Bologna. A 4 punti lo vedete il Pescara insieme al Chievo e alla Lazio, ma il Pescara deve ancora scendere in campo. 3 punti per Fiorentina, Torino, Atalanta, Milan e Sassuolo, 1 punto per Inter, Cagliari e Palermo, 0 punti per Crotone ed Empoli. Vediamo la Serie B adesso, perché si è conclusa da poco la partita del Libero Liberati di Terni, 1-1 tra Ternana e Spezia. Questi gli altri risultati della terza giornata, giocate ieri le partite: Ascoli Spalla 1-1, Avellino Trapani 0-0, il Benevento batte il Verona 2-0, Brescia Perugia 1-1, Cesena Carpi 1-0, Frosinone Latina 2-1, Novara Salernitana 1-0, Provercelli Cittadella 1-5, Vicenza Bari 0-0, come detto Ternana Spezia 1-1, a Baez ha risposto Avenatti. Il posticipo sarà quello di Chiavari tra Virtus Stella e Pisa. Vediamo rapidamente la classifica di questo raggruppamento e poi entreremo nella Lega Pro, ma soprattutto nella Serie D. Cittadella 9 punti, Benevento 7, Frosinone 6 punti, Brescia 5, a 4 punti un gruppone enorme formato da Cesena, Verona, Spal, Carpi, Novara, Bari e Ternana. A 3 punti Entella, Pisa, Trapani, Spezia, 2 punti per Ascoli, Perugia, Salernitana, Avellino e Provercelli, 1 punto per Latina e Vicenza. Lega Pro adesso, girone B. Questi risultati maturati tutti ieri: Albinole Fano 1-1, ancora Bassano 1-2, Lumezzane Gubbio 0-1, Modena Maceratese 0-0, Padova Forlì 2-0, Pordenone Teramo 3-1, San Benedettese Mantova 1-3, Sant'Arcangelo Parma 0-0, Sud Tirol Feralpi Salò 1-2, Venezia Reggiana 1-1. La classifica la vediamo con l'ausilio della grafica: Pordenone, Sant'Arcangelo, Bassano e Gubbio 7 punti, Feralpi Salò 6. A 5 punti Mantova, Venezia e Parma, Padova, Reggiana 4, San Benedettese, Sul Tirol e Lumezzane 3, Albino Leffe e Modena 2, a 1 punto Maceratese, Teramo, Fano e Ancona, 0 punti per il Forlì. E vediamo adesso i risultati del pomeriggio della Serie di Girone F: Agnonese Civitanovese 1-1, pareggio a Campobasso tra Campobasso e Romagna Centro 2-2, Chieti San Nicolò 2-4, Fermana Castelfidardo 1-0, Matelica Jesina 3-2, Monticelli Alfonsine 1-2, Recanatese San Maurese 1-0, incredibile a San Marino, allo stadio di Serravalle 4-4 tra San Marino e Vastese. A Pesaro il Pineto va vicino al Blitz, ma poi è costretto a fermarsi sul 2-2 al Benelli. La classifica dopo due giornate di campionato di questo girone: Matelica a punteggio pieno 6 punti, Vastese, Pineto, San Nicolò, Civitanovese e Fermana 4 punti, a 3 punti la San Maurese, la Jesina, l'Alfonsine e la Recanatese, 2 punti per Romagna Centro e Agnonese, 1 punto per San Marino, Monticelli, Castelfidardo, Campobasso e Vispesaro, purtroppo 0 punti ancora per il Chieti. Serie D, girone G, 2 vittorie in questo caso, abbiamo fatto Filotto 2-2, Alba Longa, Vivi Alto Tevere, Sansepolcro 2-1, Avezzano Flaminia 1-0, tra poco il servizio. L'Aquila nei minuti finali strappa una vittoria importantissima a Foligno 1-2, Latte Dolce Sassari, Lanusei 2-0, Monterosi, Rieti 0-1, Muravera, Torres 0-0, Nuorese Castello 2-0, Trestina Ostiamare 0-2, il posticipo iniziato un po' più tardi, San Teodoro, Arzachena 0-2. Vediamo anche la classifica, che vede a 6 punti, dunque con 2 vittorie su 2, Rieti,
Alba Longa, Arzachena, Nuorese, Ostia Mare e Avezzano. L'Avezzano dunque a punteggio pieno dopo la vittoria di Sansepolcro in trasferta la settimana scorsa, replica contro il Flaminia Aldemarsi. 4 punti per l'Aquila, 3 punti per Flaminia, Latte Dolce, Sassari e San Teodoro, 1 punto per Monterosi, Torres e Muravera, 0 punti per Foligno, Lanusei, Vivi Altotevere, Sansepolcro, Castello, Città di Castello e Trestina. Questi erano i numeri della giornata, delle varie giornate di campionato, ovviamente con un occhio di riguardo a quello che è accaduto in Serie D. Andrea, io direi che possiamo iniziare probabilmente dal derby dello stadio Angelini. Sì, sì, dello stadio Angelini di Chieti. Il servizio è pronto, quindi potremmo andare a iniziare questa scorpacciata di gol, visto che si è segnato tanto. Assolutamente. Chieti San Nicolò finisce 2-4, il servizio di Valeriano De Angelis. Secondo derby stagionale per il Chieti, il primo per il San Nicolò all'Angelini, seconda giornata di andata del campionato di Serie D. I teramani, rinnovati quasi del tutto, tornano a Chieti per confermare la vitalità benaugurante anche in questa stagione calcistica. Epifani si presenta con il consueto modulo di gioco, mentre Mariani impiega il nuovo acquisto Copponi, centrocampista di buona levatura per la categoria, e gli attaccanti Russo e Faella, dopo aver scontato la squalifica. Si inizia con alto senso agonistico e al quarto gli ospiti guadagnano la prima opportunità per indirizzare a rete, ma il calcio di punizione tattico non sorprende la difesa locale. Al decimo si affaccia il Chieti con una penetrazione di Albanese che crea leggera apprensione agli uomini di Epifani, che un minuto più tardi registrano un nuovo sbandamento difensivo. Adianzi indirizza a rete, la difesa bianco-azzurra regge ma lascia operativo l'attaccante Faella che infila l'estremo Ricchiuti ed il giovane gruppo nero-verde si abbraccia teneramente con l'esultanza dei tifosi. Grinta e coraggio, i teatini ancora in avanti, al 17° calcio di punizione, per poco non arriva il raddoppio su un arduo disimpegno dei teramani che rischiano ancora. Al 23° l'agonismo e l'intraprendenza dei neroverdi punisce il sottotono difensivo dei biancoazzurri che rimangono tramortiti dalla rapina di Trozzo che sigla il doppio vantaggio. Soffre il San Nicolò ed Epifani medita i correttivi. Sulla fascia destra Bisegna e Napolano all'occorrenza il rifinitore del centrocampo. Scorrono i minuti, i fraseggi veloci e puntuali non imbarazzano la squadra di Mariani che pregusta alla fine del primo tempo, ma allo scadere dei 2 minuti di recupero il San Nicolò con Traini guadagna la massima punizione. Mecca punta la palla, ma il signor tedesco fischia. È il 48°, Napolano dimezza lo svantaggio teramano. Vibranti proteste piovono sul direttore di gara da parte dei sostenitori neroverdi, contrari alla decisione arbitrale. Ripresa tambureggiante degli ospiti che accelerano il ritmo di gioco colpendo un palo con Moretti per poi verticalizzare la manovra d'attacco con Bisegna, sempre più incisivo e con Moretti bravo a disimpegnarsi, su cui Volpe commette un evidente fallo che produce il secondo rigore per gli ospiti. Napolano in fotocopia, dagli 11 metri firma il pareggio. I teatini, alla capacità tecnica dei teramani, si oppongono con l'intento di tenere la palla il più possibile lontano dalla propria area, ma i nobili propositi non sempre si concretizzano. Velocità e tempismo che non hanno sorretto il San Nicolò nel primo tempo diventano le armi letali che mettono in ginocchio il Chieti, che si oppone per ben 2 volte ai tiri a rete, ma sulla terza ghiotta occasione nulla può neanche l'estremo difensore neroverde. I biancoazzurri amministrano bene, ma sbagliano molto. 39°, Chiacchiarelli da solo spreca così. Un minuto più tardi Moretti non è da meno. Si moltiplicano le sostituzioni per equilibrare le forze in campo e aumentano le occasioni per arrotondare la vittoria. E la quarta rete arriva dal tiraccio di Stivaletta. Saranno giorni di meditazione per i rappresentanti della Chieti Calcio per conferire alla giovane squadra sostanziali ritocchi. Agonismo e coraggio accompagnati dagli applausi, mentre il San Nicolò analizzerà e correggerà la momentanea mancanza di concentrazione.
È successo che siamo giovani e dobbiamo mettere in conto l'ingenuità, ma solo le partite te le fanno togliere. E quindi ripartiamo dal primo tempo, ripartiamo da quello che di bello i ragazzi hanno fatto vedere. Credo che al di là del risultato e al fastidio di prendere 4 gol la prima e 4 gol oggi, i ragazzi abbiano dato assolutamente tutto quello che avevano e questo è quello che voglio, un cuore grande, tanto sacrificio uno per l'altro. La seconda parte della partita dobbiamo giocare con la testa e la testa, quando prendi calcio di rigore all'ultimo secondo e poi calcio di rigore dopo 10 minuti, 8, è chiaro che un pochino va via, ma proprio perché sono giovani, però sono giovani forti e sono molto orgoglioso di loro e di quello che hanno fatto vedere. Questi ragazzi possono fare tantissimo, possono fare tanto di più di quello che stanno facendo, che già è tanto secondo me, e quindi aspettiamoli, aiutiamoli, crediamoci, perché io ci credo, io credo che questi ragazzi, gliel'ho detto a fine partita, possono scrivere una bella pagina. Sono molto arrabbiato oggi perché abbiamo fatto un primo tempo male, male, contro una squadra che sapevamo che è in costruzione. E apro e chiudo parentesi, faccio i complimenti perché dopo poco tempo hanno fatto un grande primo tempo con intensità, con voglia, e li faccio i complimenti. Noi ci siamo fatti la pronti, non siamo stati pronti, abbiamo preso due gol su due grossissime ingenuità nostre. È una partita che ci dobbiamo portare molto, molto in mente, perché una squadra come la nostra non può fare un primo tempo del genere. E io sono molto arrabbiato, gli ho detto anche alla squadra, perché se vogliamo fare qualcosa di importante un primo tempo del genere lo possiamo fare. Il rigore era netto, penso che c'è un rigore anche prima, però non sono appigli che ci dobbiamo prendere, perché il primo tempo è stato disastroso. Tutta la settimana è stata da parte di tutti che il San Nicolò veniva qui e vinceva facile, non è stato così. Io gli ho detto ai ragazzi, ci siamo cascati puntualmente, questa deve essere una grande lezione per il futuro, perché l'abbiamo recuperata e l'abbiamo vinta bene, però capiamo delle volte che magari prendi il palo, la palla va fuori e le partite si ingannano in certa maniera, le perdite sono punti pesanti per il campionato. Ecco Andrea, analizziamo un po' questa gara un po' particolare, perché alla vigilia probabilmente molti avrebbero scommesso su una vittoria semplice da parte del San Nicolò, ed è una di quelle cose che lo stesso Epifani ha rimproverato ai suoi di fatto. 2-0 primo tempo, sta quasi per terminare il primo tempo e arriva il primo rigore che probabilmente a livello inconscio, ma non solo, cambia il volto della partita. Eccolo qua, è contatto tra Traini e il portiere del Chieti. Secondo me non è rigore. Non è rigore. È il movimento di Traini è anche piuttosto goffo. Guarda qui, non c'è contatto, poi abbassa il piede per generare il contatto e probabilmente neanche lo trova. A me non sembra che sia calcio di rigore. Peraltro, ecco, forse il portiere del Chieti poteva essere un pochettino più accorto. Però a un certo punto il portiere tira indietro le mani, sì. Si vede proprio il movimento, lui capisce che gli sta dando, guarda qui, adesso è ancora con le mani protese, capisce che forse il pallone non può prenderlo e le ritira indietro. Sì, le ritira indietro e in quel momento, allora, mi sembra che Traini tocchi la palla con la punta del piede, sì. Lui cerca poi il rigore, ma quasi sembra non trovare le mani del portiere che le tira indietro. Guarda qui, qui ancora non c'è niente, ancora non c'è niente, forse qui c'è qualcosa nel momento in cui... Lui trascina ormai, la gamba sinistra. Ormai è un rigore, noi abbiamo detto che la scorsa settimana c'era un rigore netto su Traini. E questo era è molto dubbio. Beh, secondo me non c'è. In questo caso l'arbitro poteva tranquillamente optare, forse non so se per la simulazione, certamente però è una forzatura dare questo rigore, che Traini si è cercato, ha tratto in qualche modo in inganno il direttore di gara ed è arrivato questo calcio di rigore. Però, ripeto, è molto meno chiaro di quello che la dinamica inizialmente potrebbe sì. dire. Sono e quei questo, rigori e che magari rigore... a velocità normale sembrano rigori netti. Sì, però a dire la verità io anche a velocità normale, la prima volta che vedevo, ho visto un movimento innaturale di Traini che forse sorpreso di non aver trovato subito il contatto col portiere lo va a cercare con un altro movimento innaturale della gamba, perché se avesse proseguito naturalmente la corsa non ci sarebbe stato
il contatto, che se anche c'è non è tale da pregiudicare la corsa di Traini. Certo. E questo è un rigore pesante, perché se si fosse andati al riposo sul 2-0, magari San Nicolò rimonta, però da lì poi a vincere la partita è diverso, anche perché il Chieti andava a riposo con due gol di vantaggio e l'inerzia non si sarebbe spostata su San Nicolò, quindi questo è un episodio su cui gira tutta la partita. Per quanto riguarda invece l'analisi del Chieti, possiamo dire che rispetto, chiaro, i gol sono sempre 4, sia settimana scorsa a Vasto che quelli di oggi, quelli subiti, però possiamo, poi dopo rivediamo anche il secondo episodio del secondo rigore. Vediamo di cercare il secondo rigore se possibile, però intanto facciamo un'analisi, perché è vero che i gol sono sempre 4, però arrivano con una dinamica diversa, sempre quasi tutti nel secondo tempo, dove la squadra inevitabilmente cala perché non ha la preparazione fisica, ovviamente non può averla, è andata in ritiro da poco, però questi ragazzi, hai sentito Mariani, ha detto sanno che possono scrivere qualcosa di incredibile, perché è chiaro che se riesce a centrare una salvezza così, partendo con un forte handicap così, chiaro che hai fatto un'impresa. Sì, però purtroppo a Chieti si parte con un handicap che non è di punti in classifica, ma è di costruzione della squadra. Poi chiaro che il Chieti si impegna, a Vasto ha tenuto botta per un tempo e poi c'è stato il crollo. Oggi pure la squadra ha preso in un tempo 3 reti, con la differenza che nel primo tempo la squadra si è resa anche pericolosa offensivamente e ha anche segnato addirittura 2 gol. Però il gap che ti porti nella costruzione della squadra, nella preparazione atletica, si vede in un secondo tempo dove non riesci a fronteggiare la forza delle squadre avversarie. È successo con la Vastese, è successo quest'oggi. Oggi è andata bene anche al Chieti, perché l'errore qui che abbiamo visto di Recchiuti è palese, e quindi il doppio vantaggio è arrivato anche per via di questo episodio sfavorevole per il portiere del San Nicolò. Però insomma, per il Chieti davvero salvarsi sarà molto dura, perché come già detto la scorsa settimana, questo gap è destinato purtroppo per il Chieti a protrarsi nel tempo. Però è chiaro che se dovesse il Chieti vedere che ci sono delle squadre su cui fare la corsa, almeno evitare gli ultimi due posti e poi giocarsela nella griglia play-out o per uscire appena al di fuori, si può sempre fare, però la partenza del Chieti è a handicap. Vediamo se riusciamo a trovare anche il secondo rigore concesso al San Nicolò, che poi ha permesso di fatto di impattare la partita. Da quel momento in poi probabilmente si è capito che il San Nicolò aveva i mezzi, gli uomini, gli strumenti per poterla portare a casa. Peraltro molto interessante l'analisi di Massimo Epifani, che dice, eccolo qua, è la sponda di Traini e fallo su Napolano. Sì, qui rivediamo, mi sembra che qui invece il rigore sia netto, perché l'intervento è scomposto, sì, in ritardo, prende il giocatore. Qui c'è poco da commentare, un po' come il rigore di domenica scorsa su Traini, è una dinamica chiaramente da rigore, chiaramente da punire. Decisamente. Chiudiamo la parentesi di Chieti San Nicolò. Ovviamente scriveteci al 392-623-7060. Non so se ci sono già dei messaggi, ma comunque tra un po' li manderemo e cercheremo anche di rispondere. Peraltro, Andrea, rapidissimamente, Giacomini, neo presidente del Chieti, ha insomma affermato di aver saldato alcune delle pendenze. Ha detto: questo è il segnale che noi, insomma, non siamo venuti qui a passare il tempo, che noi il nostro progetto, altrimenti non avremmo cominciato ad investire sulla rosa e a pagare quel... Però anche Pomponi ai primi tempi aveva saldato delle speranze. Cioè, se vuoi fare calcio come lui dice di voler fare, dopo aver anche firmato e aver formalizzato il passaggio di proprietà, ci sono degli altri passaggi necessari. Se vuole fare calcio bisogna saldare delle immediate speranze. E quindi questo mi sembra il minimo, cioè non è che per questo il progetto ha necessariamente una lunga durata. Per il momento è così, ma poi chiaramente Giacomini e con lui tutto il suo staff dovranno dimostrare nel tempo che c'è la volontà di imprenditoriale di fare calcio a Chieti, con un progetto a lunga gittata che vada a sanare i debiti attuali e che possa creare un ciclo importante in futuro.
L'Avezzano invece, bella vittoria in casa contro il Flaminia di misura 1-0. Il servizio è curato per noi, ovviamente porta la firma di Paolo Renzetti, vediamo. Dopo la vittoria nella gara d'esordio sul campo del Sansepolcro, i biancoverdi si confermano anche nella prima stagionale casalinga del torneo al Dei Marsi, dove arriva un successo molto sofferto su un Flaminia Civita Castellana Maidomo. Al tirar delle somme il pari avrebbe forse rispecchiato meglio 90 minuti di gara fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, offrendo uno spettacolo assai gradevole. Per la squadra di Pino Tortora sono 3 punti d'oro che valgono il primato, anche se dopo soli 180 minuti di campionato. I ragazzi del presidente Paris sono al completo, eccezion fatta per gli ultimi arrivati Rizzi e Deramo. Nessun problema di formazione anche per i laziali del tecnico Pierluigi Vigna. Si comincia al settimo con una super occasione per l'Avezzano e con Aquino che si divora l'1-0 mandando la sfera di poco al lato. La risposta ospite non si fa attendere, arriva con Cardillo che conclude da buona posizione mancando di pochissimo il bersaglio grosso. La gara giocata a buon ritmo vede abruzzesi e laziali affrontarsi a viso aperto. La squadra di Tortora si rivede al 12° con un tiro al lato di Padovani. I biancoverdi cercano di far valere il fattore campo, ma al 13° c'è un altro brivido in area locale, ancora con Cardillo che davanti a Lewandowski, anziché provare la conclusione, cerca un improbabile cross facendo svanire così l'azione. Al 17° Leto cade in area ospite, ma testa di Avellino lo ammonisce per simulazione. Il match si mantiene equilibrato con le due difese che prendono le misure dei rispettivi attacchi e così bisogna attendere il 31° per vedere un tiro senza grandi pretese per gli ospiti con Rodriguez 3 minuti prima, la punizione marsicana di Sassarini che mette però sopra la traversa. Si arriva così al finale di primo tempo con al 35° un tiro centrale di Cardillo che appena dentro l'area avezzanese non riesce a dare potenza e precisione alla sua conclusione. Al 39° Besana non al meglio, viene sostituito da Lombardo e subito dopo arriva il vantaggio locale con un doppio atterramento in area del Flaminia e con il direttore di gara che questa volta non ha dubbi ed indica il dischetto e con Leto che supera dagli 11 metri Cosimi per l'1-0 dei biancoverdi, che così possono rientrare negli spogliatoi con il vantaggio di misura. Nella ripresa si ricomincia con gli ospiti all'attacco. Al 7° Cardillo, sempre lui, manca la mira di poco. Al 14° sembra fatta per il pari razziale, ma di Ventura solo in area spara incredibilmente alto. La gara regala però emozione a raffica, visto che al 21° Aquino se ne va in contropiede scaricando poi addosso a Cosimi e dall'altra parte un minuto dopo invece l'onnipresente Cardillo ad alzare ancora di testa sopra la traversa. Lo stesso attaccante del Flaminia ci riprova anche al 28° mancando ancora la mira. La squadra di Tortora rischia ma regge fino al 94° e festeggia la seconda vittoria della stagione. Presidente Paris, 2 partite, 2 vittorie, Avezzano primo in classifica, peccato per il pubblico scarso presente oggi sugli spalti. Beh, questo è un dato che la società, insomma, l'unico aspetto del quale non siamo responsabili. Continueremo a fare il nostro dovere e a cercare di portare al Dei Marsi il più pubblico possibile. Una partita non facile, vittoria molto sofferta, probabilmente al tirar delle somme il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Flaminia ha giocato un'ottima gara. Beh no, le conclusioni nello specchio della porta sono state 4 per l'Avezzano, 3 per il Flaminia. È vero il possesso palla degli ospiti, però rientra tutto in una tattica del mister, del nostro mister Tortora. 3 partite le abbiamo vinte tutte così, sia con l'Aquila che domenica scorsa in Toscana a Sansepolcro, oggi contro il Flaminia. È un modo di giocare il calcio, forse vecchia maniera, ma onestamente mi interessava fare punti, stare in testa alla classifica, e anche se non piacerà questo gioco, ma alla fine insomma conta chi vince. Fra i dati positivi anche il fatto che questa difesa in campionato non ha ancora subito gol. Beh sì, nelle partite ufficiali non ha subito gol e questo la dice lunga sul lavoro, la perizia che viene spesa tutte le settimane, giorno dopo giorno, per lavorare in tal senso. Presidente, per chiudere, l'obiettivo dell'Avezzano quest'anno qual è? L'obiettivo dell'Avezzano è quello di fare meglio della passata stagione. Se ci riusciamo a fare meglio significherà stare a ridosso dei play-off. Pierluigi Vigna,
un ottimo Flaminia oggi ad Avezzano, uscito sconfitto dal De Marsi, avete mancato qualche occasione, un paio davvero clamorose. Le ha spiegato Cardillo perché nel primo tempo a pochi metri dal portiere ha preferito crossare anziché tirare direttamente in porta? Non ho voluto influire, diciamo, su quel discorso, me lo spiegherà sicuramente in settimana. Andrea veniva da un infortunio, Cardillo non è uno che sbaglia poi quelle palle. Però può succedere, come il difensore magari che fa degli errori, come è successo, ha preso il rigore, lui ha sbagliato a fare il gol. Però è successo, ha preso il palo la prima volta, altre due situazioni solo davanti al portiere, ma quella eclatante che a tu per tu con il portiere l'ha passata al compagno. Forse c'è un discorso, gli dico sempre, la capacità della punta è quella di essere egoista, lui in quel caso è stato altruista perché ha voluto far partecipare il compagno quando stava solo davanti al portiere. Avete fatto tanto possesso palla, avete avuto diverse occasioni, è mancato però il guizzo finale. Ha detto bene, abbiamo fatto tantissimo possesso palla come nelle nostre caratteristiche, nel nostro DNA, però poi è mancata la finalizzazione che è quella che non ci ha dato i tre punti o il pareggio. Cercheremo di lavorare proprio su questo, di andare poi a finalizzare e a concretizzare le occasioni che poi facciamo durante tutte le partite, non è solo in questo caso, anche domenica abbiamo fatto 7-8 palle gol, ne abbiamo fatti 3, però oggi purtroppo non è andato così per un discorso di essere un po' poco cattivi e poco concreti. Ecco. E allora eccoci rientrati per, avete visto il servizio della vittoria dell'Avezzano per 1-0, gol arrivato su calcio di rigore. Peraltro tra un po', intanto le squadre sono sul terreno di gioco a Pescara, possiamo fare un salto all'Adriatico per vedere il riscaldamento delle due formazioni. Questo è Albano Bizzarri, ci sono i portieri Bizzarri da una parte e Handanovic dall'altra. Tra un po' vedremo anche le formazioni ufficiali delle due squadre, andremo in collegamento con Paolo Renzetti. Oggi un bel Chieti, ci scrivono da casa, ricordiamo, una squadra giovane che punta alla salvezza, mancano solo i minuti nelle gambe e rinforzi, per il resto avanti tutta. A proposito di Avezzano, Andrea, ci andiamo a vedere il rigore che ha portato, il fallo da rigore che ha portato al calcio il rigore trasformato da Leto e che ha consegnato i tre punti all'Avezzano. Sì, un doppio fallo, perché forse già qui c'erano gli estremi. Però l'arbitro, forse impallato dal numero 10, non fischia, però poi c'è un ulteriore spunto e il terzino del... Quanti falli voleva fare? Beh, il terzino non contento, poi si gira anche e dice: ma come, ho fatto fallo, stai fischiando il rigore? Beh, due falli, un rigore concesso per due falli. Sono sembrati netti entrambi gli interventi e quindi mi sembra giusta la decisione. Tiro trasformato da Leto oggi in campo con questo per lui desueto numero 3, però insomma evidentemente lui ha quell'angolo prediletto, lo sceglie sempre alla destra del portiere. Un rigore decisivo contro l'Aquila al De Marsi, sempre in Coppa Italia, in questo caso sempre sotto la curva bianco-verde. Oggi il bis col medesimo risultato e anche un rigore, quello della sicurezza dello 0-2 nella gara vinta a Sansepolcro la scorsa domenica. Davvero un bel inizio per la squadra di Pino Tortora. Speriamo che ad Avezzano si riaccenda la passione e l'entusiasmo nei confronti della squadra, che sì, due giornate, ma è prima a punteggio pieno, quindi questo è comunque un merito. Meglio di così non si può fare, meglio di così forse si può ancor più giocare, ma la squadra è destinata a crescere con il passare del tempo, quindi io penso che ad Avezzano per ora si possa essere molto contenti, perché ci sono anche ampi margini di miglioramento e quindi se il presidente Paris voleva una squadra protagonista, ci sono alcuni ingredienti che si intravedono. Poi la stagione è lunga e c'è modo di fare ulteriori passi in avanti e di progredire. Vediamo un po' le formazioni ufficiali di Pescara Inter, le prendiamo
dal web con l'ausilio di Maurizio Daguin, regia, eccole quale. Mettiamo in favore in modo che si possano leggere nella maniera migliore possibile. Pescara 4-3-2-1, Bizzarri, Zampano, Campagnaro, Ghiomber e Biraghi sono da destra a sinistra il pacchetto di difesa. Cristante, Brugman e Memmusciai a centrocampo, Verre e Benali a supporto di fatto di Caprari, una vera e propria punta di ruolo non c'è, ma Andrea, abbiamo visto in più di una circostanza che il Pescara ne fa benissimo a meno, riesce a sopperire tranquillamente alla mancanza di un vero e proprio puntero. Beh, Oddo ha spiazzato in tanti, perché ci si aspettava l'esordio di Aquilani e invece Aquilani va in panchina. Sembravano in ascesa le quotazioni di Manai, l'ex di turno, giocatore tuttora di proprietà dell'Inter, e invece anche lui va in panchina. E quindi cosa fa Oddo? Conferma la squadra che è ben affigurato nelle ultime due gare, che sono anche le prime due di campionato, ma soprattutto quella di Reggio Emilia, perché in casa col Napoli non c'era Campagnaro, giocò Coda. Poi Campagnaro è rientrato contro il Sassuolo e quindi la squadra è la medesima, con quella linea difensiva, Campagnaro e Ghiomber in mezzo, con il centrocampo che è quello composto da Brugman, Memmusciai e da Cristante, poi con Verre e Benali a sostegno di Caprari. Dice Oddo, non è un falso 9, è sempre una questione di, come dire, di comunicazione. Caprari funge da centravanti avendo le sue caratteristiche. Certamente Caprari non è un giocatore di stazza, non è un giocatore che è abile a giocare spalle alla porta, è un giocatore molto abile ad attaccare la profondità, è un giocatore bravo a muoversi tra le linee, è un giocatore che ha le caratteristiche, diciamo così, del trequartista o della seconda punta, che però deve agire in questo caso da prima punta. È un centravanti di un certo tipo, che ha quelle caratteristiche e quelle deve sfruttare. E così facendo il Pescara ha messo in grande difficoltà Napoli e Sassuolo. Partono dalla panchina dunque sia Manai sia Aquilani. È chiaro che però un giocatore come Aquilani, mentre Manai ha dimostrato che dalla panchina può essere efficace e potrà esserlo anche questa sera, avere un giocatore come Aquilani che può uscire dalla panchina e contribuire con la sua esperienza e il suo tasso tecnico a dare manforte alla squadra nel corso del secondo tempo, beh, certamente un bel lasso che Massimo Oddo può calare. Però Oddo ha voluto premiare le belle prestazioni, certo, viste nelle precedenti partite, e quindi schiera lo stesso 11. Sono arrivati alcuni messaggi, li avete letti. L'Aquila e l'Avezzano devono approfittare di un girone facile, molto più facile di quello F. Qui invece non conosco Zauli, ma fossi stato Campitelli avrei preso Epifani, che da anni fa bene in D con un bel gioco, ci scrive Bruno. Tra un po' ne leggiamo altri, ne abbiamo altri da leggere, perché insomma Lupo e Zauli hanno iniziato a duettare a maggio, poi si arriva a 3 giorni dalla chiusura del mercato, questi ovviamente riguardano il Teramo, per cedere Amadio senza sostituirlo e per capire che necessitava una punta centrale. La squadra non si regge in piedi, caro presidente, inizia e poi finiscono i caratteri a nostra disposizione, non sappiamo, magari chissà. Inizia a prendere provvedimento, alzare la voce, quello è il senso. Caro Andrea, i problemi sono a monte della società Chieti Calcio, questa squadra non ha colpa, la colpa è solo dei personaggi che l'hanno portata in questa situazione gravemente debitore. È chiaro che la squadra non c'entra nulla, cioè non possono... Certo, ma i problemi che ci sono stati quest'estate si traducono nel fatto che la squadra ora è un cantiere aperto e la squadra è partita in gravissimo ritardo nella preparazione atletica rispetto alle altre. Questo è un gap, ripeto, che il Chieti si porterà avanti per molto tempo, probabilmente fino alla fine della stagione, perché ora ci sono squadre, tutte le altre, che sono pronte al campionato, il Chieti atleticamente non può esserlo e non può esserlo neanche nell'allestimento della rosa, che tuttora, come si è visto in settimana, è ancora in allestimento e altri giocatori dovranno arrivare. Visto che abbiamo introdotto il discorso l'Inter, vogliamo vedere anche sì, vogliamo vedere l'Inter, la formazione ufficiale della squadra di Frank De Boer, perché c'è una sorpresa, gioca ed esordisce in maglia nerazzurra João Mario, 4-2-3-1.
Andanovic tra i pali, D'Ambrosio, Miranda, Murillo e Santon in difesa, João Mario e Medel a centrocampo e poi i tre, Candreva, Banega che torna nel ruolo di trequartista e Perisic alle spalle di Mauro Icardi. João Mario che vince il ballottaggio con Condogbia che va in panchina, indisponibili, vedete, non ce ne sono per il Pescara, Ansaldi, Andreoli e Biabeni per l'Inter. Visto che abbiamo introdotto il discorso Teramo, ci andiamo a vedere adesso, rientriamo un attimo, poi continuiamo con il nostro discorso, ci andiamo a sentire il servizio proprio di Andrea Costantini. Pordenone, Teramo 3-1, vediamo. Volta non ha dubbi ed indica il dischetto e con Leto che subito. No, non era ancora Avezzano, tra un po' lo vediamo. Il Teramo affonda anche nella seconda trasferta in campionato. A Pordenone altra prova negativa per i biancorossi, dominati dalla compagine friulana che ha fatto valere il suo tasso tecnico contro un brutto Teramo che ha palesato i limiti già visti nelle precedenti esibizioni, oltre che tanta confusione. Certo, le assenze di Carraro e di Paolo Antonio non hanno aiutato, ma il tecnico Zauli, dopo aver iniziato con Petrella a sinistra nel tridente d'attacco, in 5 anni di Teramo praticamente mai era successo, a gare in corso ha rimodulato l'assetto portando il Folletto di Pratola sulla destra e Sansovini a ridosso di Croce. Modifiche che non hanno infastidito il Pordenone, che semmai ha dovuto surrogare il forfè nel riscaldamento di Cattaneo con Martignago. E Teramo che trema subito dopo 8 minuti, quando su azione d'angolo Armà irrompe sul secondo palo, ma Rossi è provvidenziale. I ramarri fanno la partita e prima di metà tempo la sbloccano con la punizione di Burrai, perfetta l'esecuzione dell'ex Foggia e Modena rientrato dopo la squalifica, lui e De Agostini le altre due novità rispetto all'11 di Forlì. Zauli apporta i suddetti correttivi e il solito Sansovini al 24esimo si rende pericoloso su suggerimento di Boulevardi. Tomei è attento. Un minuto dopo il Pordenone va vicino al raddoppio al culmine di un'azione che porta al tiro Suciu, ma Rossi ci mette nuovamente una pezza. È una fase molto viva perché il Teramo reagisce d'orgoglio, Sansovini apre per Petrella che impegna Tomei in due tempi, mentre di rimessa Martignago trova spazio sulla sinistra ma spara centralmente e Rossi se la cava ancora. Ultimi sussulti dalla distanza col fendente di Boulevardi. L'intervallo potrebbe essere utile per riordinare le idee e approntare una ripresa di qualità. Ed invece l'avvio è letale per i colori biancorossi, perché al terzo minuto, sugli sviluppi di una palla inattiva di Burrai, tiro cross di Semenzato, Ilari nel tentativo di anticipare De Agostini infila la palla nella propria porta. 2-0 e gara di fatto chiusa. Zauli inserisce forte Jefferson per Sansovini e Peterman, ma il Teramo è sempre in balia del Pordenone di Tedino, che affonda a piacimento tra le maglie larghe teramane. Alla mezz'ora cerca gloria anche il difensore Semenzato, che centra il palo esterno. Dopo 3 minuti tocco velutato di Berrettoni per Martignago, che cerca la finezza ma trova i guantoni di Rossi. Teramo torna a essere pericoloso con lo spunto di Petrella neutralizzato dal volo di Tomei, ma al 39esimo Rashid Armà va via in contropiede, ubriaca Speranza e piazza la palla nel palo lontano per il 3-0 che manda in visibilio il Bottecchia. Il diavolo salva la faccia nei minuti finali coi ramari che hanno già la testa negli spogliatoi. Jefferson si divora un gol fatto, ma sugli sviluppi del successivo corner è Croce a trovare lo spazio per la rete della bandiera dopo sponda del neoentrato Carcalis. In pieno recupero Tomei vola sulla punizione di Forte che Croce non riesce a correggere. Troppo poco e troppo tardi. Il Teramo che esce dal Bottecchia preoccupa tanto. Il fatto che si torni subito in campo può essere anche un bene, ma con un punto in 3 gare, peggiore partenza di sempre dell'era Campitelli, la gara di martedì col Modena al Bonolis pareggia delicata per il diavolo. Eh sì, è delicata la partita di martedì sera contro il Modena, inizio alle ore 18:30. Peraltro, Andrea, insomma, vogliamo anticipare come seguiremo la partita del Bonolis, perché sì, cade proprio nel giorno di Proteramo. Eh sì. E dunque una puntata speciale. Speciale in una serata comunque delicata. È vero che siamo appena alla terza giornata, si giocherà la gara della quarta giornata, quindi forse insomma è anche presto per fare processi. È inevitabile che i tifosi siano scontenti, che ci siano critiche nei confronti dell'allenatore, del direttore sportivo. Campitelli viene invitato a intervenire, a farsi sentire, però insomma siamo anche alla terza giornata. È chiaro che
la confusione che si è notata in queste prime tre giornate, evidente. Sì, c'è e viene percepita in maniera palese anche dai tifosi, che per questo sono preoccupati. Però diamo modo anche all'allenatore di fare determinate scelte, di capire come stanno le cose, di analizzare i problemi, se ci sono, e ci sono, dove sono, e poi di prendere provvedimenti e di fare anche delle scelte che insomma andranno a ripercuotersi sulle prossime partite, perché è vero che siamo all'inizio, ma è anche vero che se poi non ti sblocchi e ti metti lì in basso, la prima vittoria tarda ad arrivare, tutto questo poi si va a riverberare sul morale dei giocatori, dell'ambiente, della squadra, dello stesso presidente, che sappiamo è vulcanico, vuole sempre vincere. Quindi è una vittoria questa che deve arrivare al più presto, però di contro viene una squadra, il Bonolis, che è il Modena, che finora non ha mai segnato in tre partite, che ha un attacco che evidentemente è deficitario, però dalla cintola in giù il Modena somiglia molto alla squadra che lo scorso anno era in B ed è retrocessa. Certo, non ci sono i vari Granoce e Luppi lì davanti, ma se noi vediamo la squadra con i vari Giorico, i vari Olivera, Manfredini, Calapai, è una squadra comunque ben attrezzata. È una squadra che dalla cintola in giù è assolutamente ben attrezzata, e in tre partite ha preso un gol solo, ha pareggiato ma meritava di vincere contro il Parma alla prima giornata. Quindi comunque a Teramo arriva una squadra che, oltre ad avere una certa tradizione, ha anche una forza che forse al momento non viene espressa dalla classifica, ma ci sono giocatori di tutto rispetto. Quindi è una gara molto molto delicata e che il Teramo deve non fallire. E noi la seguiremo martedì sera, come ogni martedì diamo un'ora di spazio ai colori biancorossi, ma la seguiremo direttamente dall'interno dello stadio Gaetano Bonolis, proprio poco dopo fischio finale intorno alle 8:30, alle 9, alle 21 come al solito ci sarà questo appuntamento un po' particolare dall'interno dell'impianto di Piano Daccio per seguire il post gara di fatto e fare delle valutazioni insieme ai protagonisti della gara Teramo-Modena. Torniamo per un attimo in Serie A, Andrea, perché vediamoci un po' di gol. Partiamo dalla Serie A, i gol del pomeriggio non sono tutti, perché mancano i due della Sampdoria, però te li faccio vedere, quelli del pomeriggio, delle partite che sono giocate oggi. Questa è la punizione bellissima di Iago Falche in Atalanta-Torino, che porta in vantaggio il Toro all'Atleti Azzurri d'Italia. Davvero bella esecuzione mancina dell'ex giocatore della Roma, Iago Falche. Sembra la strada spianata per il Toro, non è così perché Joart si presenta alla grande. Toccando questo, intanto c'è qualcuno che se la prende con la difesa del San Nicolò. Torniamo alle immagini, tocco di Joart, forse posizione di fuorigioco di Paloschi nel tocco di Masiello, e poi c'è questo calcio di rigore, fallo netto, mi sembra, di De Silvestri sul Papu Gomez. Dal dischetto va Kessi, che praticamente segna sempre in questo avvio di campionato, realizza il 2-1 definitivo. Ci spostiamo, intanto riproposto il calcio di rigore di Kessi da tutte le inquadrature possibili. Ci spostiamo a Verona, il Chievo passa in vantaggio con il colpo di testa di Gamberini, che prende il tempo a tutti i difensori della Lazio e sigla l'1-0, che però durerà pochissimo. Intanto ho riproposto lo stacco, il terzo tempo di Gamberini, aiutato anche dal palo. Durerà poco, dicevamo, il vantaggio del Chievo, perché la Lazio, in maniera un po' rocambolesca, con Keita ma soprattutto alla fine con Stefan De Vrij, riesce ad agguantare il punteggio, che poi sarà definitivo, quello di 1-1 tra Chievo, Verona e Lazio. Punizione come al solito battuta da Lucas Biglia, tanti rimpalli, colpo di testa di Keita, poi il colpo di testa, colpo di reni di De Vrij, che indirizza il pallone alle spalle di Sorrentino, anche se poi forse c'è anche qualche altro tocco prima del palo e tutto il resto. La partita più sorprendente del giorno, Perizza regala la vittoria al
l'Udinese sul campo del Milan. Mani nei capelli, l'avete visto anche per Alessio Romagnoli. Il tocco sembra decisivo di Abate. Qui siamo all'Olimpico. Questo sono i tre gol della Roma. Questo è il colpo di testa di Salah su assist di Perotti. Poi ci sarà, dopo l'1-2, dopo la ripresa del gioco, la rimonta della Roma con Edin Dzeko, che supera Viviano e deposita in rete il pallone del 2-2, e poi un calcio di rigore un po' dubbio, forse un po' generoso, al 92esimo, posizione regolare di Dzeko, un po' dubbio assegnato alla Roma per fallo proprio su Dzeko, di cui si incarica Francesco Totti. Ottimo il controllo del centravanti bosniaco, poi appoggia di sinistro. Questo è il gol, il calcio di questo. Intanto è un'occasione clamorosa sciupata da Dzeko, tra un po' arriverà anche il fallo in area di rigore, eccolo qua, che sembra anche questo un po', dai, generoso, l'arbitro fa segno di sì, però insomma se ne incarica come al solito Francesco Totti della battuta del calcio di rigore e realizza, ma d'altronde fallo se non erro di Skriniar, sì è lui, fallo di Skriniar, difensore della Sampdoria, se ne incarica Totti e va a segnare il 3-2 definitivo. Dalla Serie A tra un po' passiamo alla Lega Pro, ai gol, tutti i gol della Lega Pro ovviamente, dopo ti lascerò, intanto poi è stato espulso anche Budimir, questo è Spalletti che esce dallo stadio. Questi sono i gol del pomeriggio. Passiamo alla Lega Pro, ti faccio vedere i gol, magari ce li commenti da par tuo, tutti gli altri gol della Lega Pro. Partiamo con Venezia. Beh, qui poteva materializzarsi una mezza sorpresa, anche se la Reggiana è una squadra molto forte, però la Reggiana passa in vantaggio nel primo tempo con Nolè, dopo 5 minuti al penzo di Venezia. Ecco qui Nolè che sbuca e poi segna sotto misura. Nella ripresa Modolo ripristina la parità, il giocatore di fascia della squadra di Pippo Inzaghi, colpo di testa e palla in fondo al sacco, c'è ora l'esultanza che vediamo da parte dei tifosi lagunari. Ecco qui la rete tutto sommato facile del difensore esterno Modolo. Qui siamo in Trentino Alto Adige per la vittoria rimonta della Feralpi Salò, eppure il Sud Tirol si era illuso con questo gran gol di Liozzi, guardate che rovesciata del centravanti della squadra del Sud Tirol Alto Adige. Poi però in pochi minuti la Feralpi Salò riesce a ribaltare il risultato, prima con questo colpo di testa di Ranellucci su azione d'angolo, e poi nel finale al minuto 81 ci sarà il gol di Gerardi. Ecco qui il colpo di testa, anche questo di Gerardi, ex giocatore di Regina, Como e altre squadre, centravanti possente che fa valere appunto il suo fisico. Vittoria in rimonta anche del Bassano, che era passato in svantaggio ad Ancona con questo autogol di Bizzotto dopo la parata dell'estremo veneto, autogol di Bizzotto. Ma ecco qui rivediamo l'azione che ha portato al gol la squadra dorica, la respinta del portiere proprio sul petto di Bizzotto. Ma il Bassano rimonta già ad inizio di ripresa, minuto 4, Grandolfo segna con questo colpo di testa all'altezza del secondo palo, il Bassano di Luca D'Angelo che era andato a punti con un pareggio la settimana precedente al Bonolis di Teramo. Grandolfo dunque per l'1-1 del Bassano, ma nel finale, a 5 minuti dalla fine, Laurenti, da poco entrato dalla panchina, ecco qui con questo piattone batte l'estremo dorico e regala i tre punti alla squadra di Luca D'Angelo, che dunque va a quota 7 punti, è una delle battistrada del girone B, approfittando anche del pareggio, che è comunque un buon pareggio del Sant'Arcangelo, 0-0 in casa contro la corazzata Parma. Il Gubbio con Musto sorprende il Lumezzane, a 7 minuti dalla fine dorme la difesa della squadra di Filippini e Musto con quell'inserimento fa secco il portiere del Lumezzane.
Il Mantova passa d'autorità a San Benedetto del Tronto contro la San Benedettese, che non riesce a bissare la vittoria esterna della giornata precedente. Gran gol di Caridi, uno dei pezzi pregiati della squadra mantovana. Poi il raddoppio di Zammarini al minuto 38, dunque gara già ipotecata. Reagisce la San Benedettese con questo gol sotto misura realizzato da Mancuso intorno alla metà della ripresa, ma poi sarà Romeo a chiudere i conti per il Mantova. Qui c'è l'esultanza del Riviera delle Palme, ma Romeo in questo colpo di testa chiude definitivamente i conti per la vittoria del Mantova, 3-1 sul campo della San Benedettese. Grande esultanza dei giocatori mantovani. E qui a Padova, per la prima vittoria in campionato della squadra patavina sul Forlì, sblocca la situazione con questo colpo di testa il solito Christian Altinier. E poi arriverà il raddoppio di Madonna. La partita si decide nei primi 21 minuti. Ecco qui la correzione di Altinier, qui siamo al settimo, e poi Madonna arriverà per il gol del 2-0 all'Euganeo. Vittoria in scioltezza per la squadra patavina. Vediamo un po' gli highlights che proseguono. Dovrebbero essere finiti. Credo, la vittoria del Padova questo... sul Forlì, perché poi ci sono gli 0-0, sì. Sono gli 0-0 di Sant'Arcangelo Parma e quant'altro, e Maceratese. Ci hanno chiesto se facciamo vedere il San Nicolò. Quanti minuti fa l'abbiamo fatto vedere? Forse un'ora fa. Un'ora fa no, però insomma. 40 minuti fa. Il Chieti quest'anno purtroppo non deve fare niente, ma la curva Volpi vince sempre, sia oggi... Si è abbasso, soprattutto abbasso, una curva che ha vinto il confronto con quella vastese per un semplice motivo. Zero insulti agli avversari. Notizie di mercato sul Chieti? Non ne abbiamo, ma non è neanche facile averle. Notizie di mercato sul Chieti. E oggi ha esordito anche Copponi, che è l'ultimo arrivato, il centrocampista. Sì. Però insomma, la società è vigile sul mercato per fare ulteriori aggiustamenti. Insomma, staremo a vedere insomma, nei prossimi giorni se altre operazioni saranno formalizzate. Stiamo per vedere San Marino Vastese, Teramo un'armata Brancaleone senza capo né coda, colpa solo del direttore tecnico, ci sono altri problemi, vedi campagna acquisti, elemosinare al Pescara e con qualche avanzo del Sant'Arcangelo. Non ho capito la domanda, sembra più un'affermazione. Sembra più un'affermazione che una domanda. Intanto foto che arrivano, poi vi faremo vedere anche delle immagini che arrivano dallo stadio Adriatico di Pescara, però ci dobbiamo fermare perché dobbiamo andarci a vedere la partita più incredibile del pomeriggio. San Marino 4, Vastese 4. Il servizio. La noia non abita qui, partita pazzesca tra San Marino e Vastese, e gli indizi che sarebbe stato un pomeriggio particolare arrivano dopo 18 secondi, tanto basta alla squadra di Colavitto per sfondare l'esile muro biancazzurro. Il vantaggio porta la firma di Fiore, il San Marino tarda ad assestarsi ed è Dini a mantenere in rotta il Titano con un intervento risolutore su Felici. La prima replica arriva al minuto 20, Braccini da non più di 2 metri, calcia alto, il pareggio è solo rimandato ed arriva sul cross di Braccini, preciso per il colpo di testa di Olcese, che anticipa tutti e ristabilisce la parità. Gioia che dura un amen, perché la difesa continua ad imbarcarsi, Cosenza riporta la Vastese in vantaggio. Il più brutto primo tempo della gestione Medri si conclude con il terzo gol incassato da una difesa imbarazzante. È ancora Fiore a depositare in rete per la sua doppietta personale. Filippo Medri è una furia negli spogliatoi. Dal tunnel esce una squadra trasformata e la rimonta prende forma. Prima c'è un calcio di rigore reclamato da Buonocunto sul quale l'arbitro sorvola. Il San Marino mette il cuore oltre all'ostacolo e arriva il gol che riapre i giochi. Olcese per Braccini, cross sul quale irrompe Ivan Buonocunto che rimette in corsa i biancazzurri.
oggi in maglia nera. Poco dopo, in una partita pazzesca per intensità, arriva il palo esterno di Nicoli. Dall'angolo successivo la sfera arriva a Dolcese, che manda la sfera ad accarezzare la traversa. San Marino anche sfortunato, il pareggio è nell'aria ed arriva sul cross di Zamagni. Russo, incerto in uscita, viene beffato da Emiliano Olcese. Doppietta per il centravanti. C'è la delusione di aver preso 4 gol, soprattutto su disattenzioni nostre generali, che non devono accadere, perché dopo secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo prodotto tanto gioco, tanti cross, tante giocate, buone giocate, 4 gol, e quindi da un lato tante cose da correggere e dall'altro l'aspetto positivo di recuperare una partita per non lo so quante volte, 3 volte, che sicuramente sotto l'aspetto psicologico era molto difficile. San Marino sbilanciato, la ricerca della vittoria, e Vastese pronta a ripartire. È il nuovo entrato Salvatore Galizia a dare l'ennesimo dispiacere a Dini. Il quadro psicologico cambia nuovamente in una partita dai tantissimi capovolgimenti di fronte. Il San Marino non ci sta, Bova atterrato in area, secondo rigore richiesto e secondo no di D'Amato di Siena. Al 91esimo Gagliardi per Olcese, servizio per la corrente Baldazzi, che di sinistra piega Russo per un risultato che lascia l'amaro in bocca un po' a tutti. Al San Marino Stadium, San Marino Vastese, pazzesco 4-4. Eh sì, davvero pazzesca, una partita non si vedono tutti i giorni 4-4. Certo, c'è da dire, Andrea, che probabilmente è vero che oggi questo 4-4 sa un po' di beffa per la Vastese, perché state avanti più di una volta, sembrava averla quasi portata a casa, però è anche vero che questa è una squadra neopromossa che ha fatto 4 punti in 2 gare. Sì, però oggi e ha fatto 8 gol. Sì, dovevano essere allora 6 punti, proprio perché sono stati segnati 8 gol. Vai fuori casa a San Marino, fai 4 reti. Chiaro che se ti dicessero Vastese va fuori casa a San Marino, fa 4 gol, il pensiero è che la squadra di Colavitto la possa vincere quella partita, e in effetti era accaduto. Poi il pareggio è arrivato alla fine, è chiaro, anche qui potremmo dire molto agevolmente che la Vastese deve crescere proprio nella capacità di portare a casa questi risultati. Certo. Se è avanti 3-1 in qualche modo devi riuscire a resistere al ritorno comunque di una squadra orgogliosa e forte come il San Marino, e se poi hai la forza addirittura di riandare avanti 3-4, beh, la partita poi la devi portare a casa. Resta il fatto che comunque 4 punti in 2 partite è una buona partenza, però è un'occasione persa, perché poi Vasto è una piazza che vive di calcio, si infiamma con poco, e quindi tornare da San Marino con una vittoria e quindi anche il primo posto a punteggio pieno voleva dire portare il pubblico delle grandissime occasioni nella gara di domenica prossima contro il Monticelli. Tra un po' leggiamo qualche messaggio, poi spieghiamo perché adesso li leggiamo adesso perché ci chiedono: la Sam ha preso i primi 2 gol perché non ha fatto giocare all'inizio Sorrentino, e il terzo perché ha tolto Fioretti. Il problema è che Sorrentino e Fioretti non la vogliono fare la panchina. Sveglia Palladini e Federico. Ma chi è che vuole fare la panchina poi in realtà? Nessuno. Leggiamo ancora, comunque grazie al tifoso della Samp, insomma, che ci segue. Prestazione ridicola, altre prestazioni del genere non verranno tollerate. Lupo, te ne devi andare. Tu, vabbè. Andiamo avanti. Ovviamente c'è molta delusione a Teramo per come è iniziato il campionato. Ma l'Aquila che fine ha fatto? Ha vinto. Ha vinto 2-1. Andiamo avanti, poi diciamo un paio di cose. Siamo in attesa di vedere la partita svolta oggi tra Pineta e Vispesa. Andrà in onda? Sì, però siccome sono le 20:35, questa è informazione di servizio, quindi tra poco io darò spazio ad Andrea Costantini e a Paolo Renzetti ovviamente per Pescara Inter. Ma l'Abruzzo del pallone continua, perché alla fine del primo tempo vi mostreremo Vispesaro Pineto 2-2, il servizio di Roberta Di Sante,
e anche l'Aquila, anche Foligno l'Aquila 1-2. Olcese che fa una doppietta, ne vogliamo parlare? Solo con noi a Teramo non beccava la porta. Certo, c'è da dire che probabilmente era anche un altro campionato, quella era la Lega Pro e questa è Serie D, quindi tutto sommato qualche scusante. È un piacere ritrovarvi, grazie. Da Jacopo vi chiedevo, non conosco il calendario di Serie D Girone G, quando c'è il derby di Centro Italia Amatrice l'Aquila? Grazie. Non c'è nessun derby di Centro Italia, no. nel girone G, non nel senso Matrice, che non c'è la Matrice. C'è non c'è. No. Forza Vezzano da Marta ed Elisa, che sono della VN, che sono un gruppo organizzato dei tifosi dell'Aquila, dei tifosi della Vezzano, pardon, e questo lapsus è molto involontario. Sono tifosi della Vezzano, ovviamente, che salutiamo, ci seguono sempre con grande attenzione. Noi cercheremo di dare spazio il più possibile alle formazioni, anche che sono geograficamente un po' distanti dalla nostra sede, che è a Silvi Marina, però lo facciamo sempre con grandissimo piacere. Anche oggi copriamo sia Avezzano che l'Aquila. Ci rifletto solo ora, ma Aquilani che gioca al Pescara è un po' come se Baresi avesse giocato nel Lecce, no? No, assolutamente no, perché il Pescara non è Lecce. Baresi probabilmente, vabbè, questo è un tweet preso dall'hashtag Pescara Inter. Senti Andrea, facciamo una cosa, qualcuno mi spiega perché Santon non ha passato due visite mediche e gioca titolare nell'Inter? Perché tu potresti rispondere qua. Perché calcio è stranissimo. Papà mi manda video da Pescara e io sono a Roma perché domani cominciano le lezioni. Ah, ok, questo va bene. Ci vediamo, Andrea, i prossimi turni di Serie D, Girone F e G, con la promessa, ve lo ricordo, che poi io adesso do la linea ad Andrea Costantini per Diretta Stadio speciale, ovviamente all'interno dell'Abruzzo del Pallone, perché comincia Pescara Inter tra 7 minuti. E dunque, tutti seduti a vedere che cosa faranno i biancazzurri di Massimo Oddo durante l'intervallo, appena finisce il primo tempo, promessa ovviamente, i servizi dell'Aquila, il servizio del Pineto, ovviamente avevamo la truppa a Pesaro e non è proprio dietro l'angolo Pesaro. Comunque, prossima giornata, Serie D Girone F, Alfonsine Vis Pesaro, Castelfidardo, Recanatese, Civitanovese, Fermana, Jesina, Campobasso, Pineta, Agnonese, San Nicolò, Matelica, gran partita, San Maurese, Romagna Centro, San Marino, Chieti, Vastese, Monticelli. Serie D Girone G, vediamo anche, Arzachena, Latte Dolce Sassari, Avezzano, Foligno, Città di Castello Muravera, Flaminia, Albalonga, Lanusei, Trestina, Ostiavare, Monterosi, Rieti, L'Aquila, ecco, cioè Rieti, L'Aquila. D'altronde la provincia reatina è quella più colpita, certo, dal sisma del 24 agosto. Torres, San Teodoro, Riva Alto Tevere, San Sepolcro, Nuorese, sarà la terza giornata. Allora, io mi fermo qui, passo la parola ad Andrea Costantini in maniera praticamente quasi definitiva. Andrea, e poi ci ritroviamo, ovviamente seguiremo la partita insieme, Pescara-Inter, e poi alla fine del primo tempo continuiamo una piccola parentesi di Abruzzo del Pallone per mostrarvi i servizi che non vi abbiamo mostrato fino ad adesso. Vis Pesaro Pineto e Foligno l'Aquila. Ci fermiamo per il momento, ma solo per il momento qui, perché tra poco saremo di nuovo in onda, tra pochissimo, Diretta Stadio con Andrea Costantini per seguire Pescara Inter. A dopo.